Buonasera a tutti, vi diamo il nostro benvenuto sulla nostra web TV, quella dedicata ai triari, con la prima videoconferenza in diretta. Come avete potuto leggere dal titolo, Il contagio della verità, la tematica è sicuramente ampia e interessante, anche stimolante dal punto di vista del dialogo e della riflessione. Per fare questo ci siamo voluti così avvalorare della collaborazione e della presenza del professor Giovanni Turco e del professor Matteo D'Amico, nonché del nostro presidente, professor Massimo Viglione, per questa sera nella doppia veste di padrone di casa e di relatore. Come dicevo, la tematica è certamente interessante e quindi io passerei immediatamente la parola al nostro presidente, professor Massimo Viglione, per una breve introduzione, una breve, diciamo così, descrizione di quello che è accaduto in questi pochi mesi e del cambio, se vogliamo chiamarlo così, del cambio di paradigma che abbiamo in qualche modo dovuto subire, in qualche modo ci è stato imposto. Quindi lascerei la parola al professor Massimo Viglione. Prego, Massimo. Grazie Antonio, buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta. Buonasera ai professori, nonché amici personali, Giovanni Turco e Matteo D'Amico. Che ringrazio di essere intervenuti. Adesso io dovrei fare un lungo riassunto di quello che sta accadendo in questi tre mesi, ma credo che non ci sia assolutamente bisogno. Siamo tutti quanti perfettamente consapevoli, credo. Poi, naturalmente, il vero problema è che abbiamo idee separate, diverse, voglio dire, a questo riguardo, ma questa sera siamo proprio qui per questo, per valutare insieme quello che sta accadendo. Ancora tre mesi fa nessuno di noi poteva immaginare quello che ci sarebbe capitato. Questo sarebbe interessante da trattare anche a livello di lezioni di vita personale, ma non è questa la sede. Chissà, un giorno ne potremo anche parlare da un punto di vista proprio, come dire, di lezioni di vita, insomma, in qualche maniera nostra personale. Certamente siamo non solo 60 milioni di italiani, ma un numero immenso dell'umanità praticamente, poi anche se in maniere differenti, come ben sappiamo, da paese a paese, da zona a zona, stiamo vivendo qualcosa di incredibile. Per quanto riguarda l'Italia, che chiaramente è sempre la cosa che più ci interessa in assoluto, abbiamo visto che siamo stati chiusi dentro casa a lungo tempo, adesso possiamo uscire ma in maniera molto limitata. Questa mattina, un piccolo riferimento personale, ho approfittato per andare dopo quattro mesi praticamente ad Assisi a trovare il santo, anche perché mi trovo lì per un'altra ragione. È stato impressionante per la prima volta nella mia vita vedere non solo la piazza totalmente vuota, c'ero solo io, non solo in chiesa tre persone, stiamo parlando di Assisi sabato mattina, non so se ci rendiamo conto, ma tutti i negozi chiusi di Assisi, tranne uno aperto lì, un bar aperto qui. Parliamo di Assisi, non stiamo parlando di un paesello sperduto o anche di una città che però non ha una sua vita, parliamo di Assisi. Quindi questo fa capire in qualche modo la situazione impressionante in cui ancora oggi noi stiamo. Abbiamo visto in questi mesi droni, polizia che fermava gente che correva, camminava solo sulla spiaggia o faceva addirittura il bagno da solo sul mare. Abbiamo visto persone che sono state multate dentro casa in giardino, nella proprietà privata, come persone multate perché portavano il padre a operarsi. Abbiamo visto messe interrotte, abbiamo visto anche 41 bis uscire dal carcere. Abbiamo visto il 25 aprile gente festeggiare normalmente per le strade il 25 aprile, mentre le altre persone venivano multate magari perché portavano appunto il padre a operarsi o perché andavano a trovare la madre. Chi ha i parenti o gli amici cari in altre regioni non li vede da mesi. Io so anche di un marito e moglie che sono separati da tre mesi. Sorvoliamo se questo per loro è una fortuna o una sfortuna, sono cose personali, ma certamente come linea di principio sono tre mesi che marito e moglie sono divisi. Siamo veramente, adesso penso che si potranno riunire adesso, forse dalla settimana scorsa, e ci fanno vivere col terrore che la data del 3 giugno potrebbe essere spostata, potrebbe riguardare alcune regioni e non altre, e ci fanno vivere col terrore che in ottobre si ricomincia, ci fanno vivere col terrore, diciamo così, di app, di braccialetti, messi ai bambini, di mascherine che vanno portate sempre anche in classe ai bambini, oltre che portarle noi, fino ad arrivare ai vaccini e a tutto il resto. Sono tutte tematiche che noi abbiamo vissuto. Chi è cattolico a questa si è aggiunta
quella dei sacramenti che per 2 mesi non è stato possibile ricevere, che oggi si ricevono in maniera, per un cattolico, a dir poco difficile, per usare veramente un eufemismo. Pertanto sono tutte questioni che ci devono far riflettere, ma non tanto su quello che abbiamo detto finora, che sono cose che sappiamo, quanto sulle cause di tutto questo, quanto su quello che stiamo vivendo, sui cambiamenti che stiamo subendo, ma soprattutto sui cambiamenti alla vita quotidiana e alla vita in generale, a 360 gradi, che ci potranno attendere. Non mi dilungo oltre, è un piccolo preambolo, su questo noi parleremo e credo che sia di interesse per tutti, perché ci riguarda tutti a 360 gradi. Non so se vogliamo dare la parola, Giovanni, vuoi intanto introdurre tu anche il discorso? Sì. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, credo che questa sia un'occasione preziosa per riflettere insieme, per incontrarci innanzitutto, sia pure in modo, diciamo, virtuale, e per portare insieme l'attenzione dal punto di vista intellettuale su questioni di assoluto rilievo, su questioni che, non è eccessivo dire, riguardano la nostra vita, il nostro presente e soprattutto il nostro futuro. Ed il nostro futuro, direi, prossimo innanzitutto, cioè dei prossimi mesi, oltre che degli anni a venire. Ebbene, alle premesse che ritengo opportuno fare, proprio da un punto di vista metodologico, da un punto di vista epistemologico, è questa: come affrontare il problema, cioè come cercare di capire che cosa sta accadendo accanto a noi, davanti a noi, spero non in noi, ecco. Come cercare di capire quello che realmente sta accadendo? Risposta: in modo razionale. Che cosa vuol dire in modo razionale? Qui mi riferisco ovviamente alla razionalità classicamente intesa, alla recta ratio. Quindi che cosa usare? La retta ragione, la razionalità che intende pensare il che cos'è delle cose e che, senza pensare il che cos'è delle cose, semplicemente rinuncia a pensare, semplicemente rinuncia a se stessa. E che cosa vuol dire affrontare razionalmente il problema di capire che cosa sta accadendo? Beh, vuol dire anzitutto distinguere tra apparenza e realtà. La ragione si rivolge alla realtà, confronta ciò che appare con ciò che è, non viceversa. Non prende ciò che appare come ciò che è, ma precisamente mira a vedere, non vedere attraverso uno schermo, vedere così com'è ciò che è. Il che significa ovviamente che la conoscenza è misurata dalla realtà, non la realtà è misurata dalla conoscenza, il che vuol dire che eventualmente ciò che, come dice, la narrazione mediatica ci presenta va verificato. Non la realtà è ciò che la narrazione mediatica ci racconta, ma piuttosto viceversa. La narrazione mediatica va verificata, sarei per dire va messa alla prova. Come? Confrontandola con i fatti, confrontandola con i dati, confrontandola con le cose. Dunque, invocare la razionalità, semplicemente la razionalità, direi assolutamente, chiaramente la razionalità, vuol dire invocare ciò che è comune ad ogni essere umano per quanto riguarda le sue capacità naturali e invocare, potremmo dire, il linguaggio forte delle cose per demistificare qualsivoglia mistificazione. Il che vuol dire ovviamente ancora due cose e sarò ovviamente brevissimo a questo riguardo. Dunque, abbiamo detto che cosa vuol dire cercare di capire, vuol dire esercitare la ragione, la retta ragione, rivolgersi alle cose per cercare di capirle.
Il che vuol dire, dicevo, lasciar cadere, anzi bandire, direi, dal punto di vista intellettuale, si intende ogni ideologizzazione di ciò che eventualmente potrebbe essere inteso per partito preso in un modo piuttosto che in un altro. Dunque, lasciar cadere ogni ismo, lasciar cadere ogni ismo, per invece verificare in termini razionali che cosa c'è da capire. E il che vuol dire ovviamente che un uomo libero è precisamente libero in quanto si lascia condurre dalla ragione. E dunque questo vuol dire che non è schiavo della paura. Un uomo libero è un uomo razionale. Dunque, come tale, non è, ripeto, schiavo della paura. Come tale, non è schiavo del conformismo. Come tale, non è schiavo del si dice o mi hanno detto che o tutti dicono che. Il che vuol dire ovviamente, il che vuol dire ovviamente anche, avendo colto ciò che è, assumere atteggiamenti conseguenti. Un'ultima rapida osservazione, dicevamo esercitare la retta ragione, dicevamo ancora lasciar cadere ogni ismo, ogni ismo. Un'ultima osservazione, beh, ma si potrebbe dire, ma il cattolico che cosa deve fare, come deve leggere tutto quello che sta accadendo, che certamente ha un grande rilievo, come dicevamo, per la vita di ciascuno e per la vita di miliardi di esseri umani. Ebbene, deve leggere ciò che sta accadendo molto semplicemente, con gli occhi della ragione e della fede. Qual è la prospettiva cattolica nel senso proprio del termine? Molto semplicemente è quella che San Tommaso e tutta la tradizione dell'autentico pensiero cattolico individua nel nesso fede e ragione. La grazia non distrugge, ma purifica e perfeziona la natura. Dunque, grazia supponit naturam, grazia non destruit naturam, e così la fede non distrugge, ma suppone la ragione. Dunque, che cosa il cattolico deve fare? Deve esercitare in questo senso, lo dico ovviamente dal punto di vista metodologico, e la ragione e la fede, senza ovviamente dimenticare l'una a vantaggio dell'altra, perché dimenticando l'una non si farebbe il vantaggio dell'altra, ma piuttosto effettivamente il detrimento, il danno dell'altra. Molto bene, molto bene. Io direi anche, prima di cedere la parola al professor Matteo D'Amico, ancora questa piccolissima riflessione. Noi abbiamo vissuto questi ultimi mesi in un assoluto clima di incertezza, dove giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, dopo DPCM, dopo DPCM, l'incertezza cresceva. Cioè non si sapeva quali erano le limitazioni che in qualche modo, giustamente o ingiustamente, ci venivano imposte, no? E quindi se non si hanno, diciamo così, dei prerequisiti di fede e di ragione, si rischia veramente di smarrirsi e di sentirsi, diciamo, inappropriati, persi in questo, diciamo così, vortice di notizie e fatti che in qualche modo hanno condizionato e rivoluzionato anche la vita di ognuno di noi, sia a livello personale sia anche come popolo. Prego Matteo. Grazie Antonio, grazie Massimo per l'invito, grazie Giovanni per il tuo intervento. Ecco, io vorrei spostare il discorso su un piano lievemente diverso rispetto a quanto detto finora. Cioè, finora abbiamo visto un fenomeno che ci è stato spacciato come essenzialmente medico-sanitario. Quindi, di fatto, se fate caso, i giornali pongono l'accento incessantemente su questi aspetti sanitari, con particolari spesso contraddittori e l'incertezza volutamente alimentata quanto al futuro, che era un clima di sospensione, di attesa, di panico in un certo senso, con conseguenze economiche gravissime, perché l'economia, vorrei far notare, non è fatta solo di chiusure o aperture di negozi e attività, è fatta anche di clima psicologico, di un clima psicologico favorevole a investire, favorevole ad agire. E tutti voi avrete notato come dopo la fine del lockdown c'è un clima abbastanza di morte, l'ha descritto prima Massimo, cioè i negozi sono aperti ma sono vuoti, la gente non compra, non gira.
hanno distrutto un clima positivo, diciamo così, relativamente positivo, che sarà molto difficile ricostruire, molto più difficile della semplice apertura tecnica, diciamo, dei locali, dei negozi. Volevo spostare il discorso sul piano politico, cioè ci hanno ossessionato con incessanti richiami di carattere medico, ma il vero problema è politico, cioè qualcuno ha definito quello che sta accadendo un 11 settembre mondiale, cioè non più riferito solo agli Stati Uniti, ma operante su scala mondiale. È evidente che poi potremmo anche provare a sforzarci di capire chi, sta progettando un'evoluzione politico-sociale molto profonda, capace di alterare in profondità qualunque idea di Stato, di sistema politico, di istituzione, di cittadinanza alla quale eravamo abituati fino a poco tempo fa. Di fatto è ormai il cittadino medio italiano europeo è abituato all'idea che dobbiamo lasciarci tracciare, che è cosa buona accettare l'app Immuni o qualunque altra app di tracciamento, che è importante in qualche modo cooperare alla distruzione dell'idea di cittadinanza quale ci ha accompagnato fino ad oggi. Cioè sta in realtà, ecco perché mi piace la categoria di colpo di Stato mondiale, di 11 settembre mondiale, chi sta gestendo questa cosiddetta emergenza sta in realtà perseguendo fini che sono dichiaratamente politici, esplicitamente politici. E la compressione dei diritti violentissima che è in corso, nel silenzio pressoché assoluto di magistrati, avvocati, politici, è molto grave, è illegale, è incostituzionale, di fatto si sta violando ampiamente più di un articolo della nostra Costituzione, e si è creato quello stato d'eccezione che sembra poter giustificare tutto. Ma di fatto io opero nel mondo della scuola e vedo che come sapete i giovani, i bambini sono praticamente stati completamente risparmiati da questa influenza, non ci sono vittime, non ci sono gravi problemi per chi è molto giovane, e hanno operato sulla scuola una chiusura che è del tutto insensata in questo senso e che vogliono prolungare forse anche in settembre, in autunno. Questo fa capire che l'influenza del coronavirus, di fatto che sia artificiale, che sia naturale, è la semplice causa occasionale che stanno sfruttando, secondo me, per ottenere qualcosa di molto più importante, ovvero un'alterazione profonda dell'idea di Stato e di cittadinanza. Lo Stato sta dissolvendosi, cioè lo Stato non c'è più. Lo Stato è di fatto una funzione di organismi internazionali che hanno il potere di intervenire pesantemente, pensiamo all'OMS, e di manipolare di fatto i popoli. E questo per me è il fatto che sta emergendo, è il fatto più grave. E concludo dicendo che siccome gli organismi internazionali sono null'altro che la facciata delle grandi lobby multinazionali e bancarie, siamo di fronte a un colpo di Stato della grande finanza rispetto ai popoli. E i popoli o si risvegliano o si troveranno in condizioni molto molto negative, perché un vero politico, un vero patriota vuole proteggere il suo popolo, ma la banca internazionale non importa nulla alla grande finanza se tu perdi il lavoro o se tu sei alla fame. Anzi, di fatto i sistemi totalitari si nutrono anche dell'impoverimento collettivo, ne hanno bisogno, quindi di fatto noi siamo di fronte a una voluta azione, a mio parere, di degrado delle economie dei paesi occidentali, perché più grave sarà la crisi economica, più i cittadini saranno pronti a rinunciare ad ampie porzioni dei loro diritti e delle loro, diciamo così, abitudini politico-sociali. Ecco, io credo che questo sia il piano giusto, non so se Massimo sei d'accordo, qui provare a collocare la riflessione. Penso che tu abbia centrato in pieno, anche se poi mentre parlavi a cerchi concentrici vengono in mente anche tutte le altre questioni, che è anche difficile dare il quadro generale, ma partendo da quello che tu hai detto, che io condivido al 100%, parto proprio dalla fine. Quando non lo sappiamo, ma lo dico magari per chi ci ascolta che può non avere una memoria storica, diciamo così, freschissima, per poter fare la rivoluzione francese, per poterla cominciare, si creò un terrore panico nelle campagne. I contadini assalirono i castelli, i feudatari, incolpando i feudatari di essere collusi con un invasore che non c'era nessun invasore, si inventarono l'invasore, si inventarono che i feudatari erano collusi,
assalirono i castelli e i feudatari firmarono l'abolizione del feudalesimo, la dichiarazione dei diritti dell'uomo. La grande paura. Due anni dopo, quando si trattava di far cadere la monarchia e instaurare la Repubblica, Danton fece arrestare 6.000 persone senza ragione e le fece uccidere. E quindi il terrore che porta alla Repubblica. Un anno dopo, quando Robespierre voleva instaurare lo Stato russoiano, che era lui, il terrore vero e proprio, si passò dalla paura al terrore. Questo lo ritroviamo nella Rivoluzione russa, lo ritroviamo in Spagna, lo ritroviamo in Messico e così via. Il terrore lo troviamo perfino nella guerra del brigantaggio meridionale, cioè per certi versi. È un meccanismo tipico quello di creare il terrore per poter terrorizzare, appunto, far vivere nella paura i cittadini in qualche modo, perché a quel punto il cittadino ha paura e quindi è portato ad accettare, diciamo, quello che il governo, lo Stato, gli impone. Il problema qual è? Diceva Matteo, che qui non è neanche più, o meglio, c'è un governo che è inutile definire, quello che tutti quanti sappiamo, che questo governo è una sorta di voce di Sauron, in qualche maniera, per usare un termine tolkieniano, ma che in realtà il vero problema, che diceva Matteo, è proprio questo qua, cioè quello lì che non c'è più un governo, non c'è più lo Stato. Cioè, in qualche maniera, non solo la Costituzione non è più rispettata e nessuno dice nulla, tranne una frase ogni tanto di un costituzionalista, tranne qualche avvocato che minaccia querele, ma che tanto sappiamo perfettamente che se non c'è più lo Stato, finisce male, diciamo, in qualche maniera. Ma il problema vero è che si tratta di un colpo di Stato mondiale, di un vero e proprio colpo di Stato mondiale, perché è mondiale, che tra l'altro faccio notare esautora perfino l'Unione Europea. Attenzione, cioè noi, se vi ricordate, riportiamoci con la mente a marzo, quando stavamo proprio nel momento peggiore, noi tutti eravamo avvelenati con l'Unione Europea, io per primo, tutti quanti, perché nemmeno in questa occasione ci ha aiutato e tutto il resto. Vabbè, oggi a fine maggio, chi è che sta ancora a pensare all'Unione Europea? Cioè, no, è significativo, cioè oggi ormai la nostra mente è proiettata. Ieri sentivo Conte che ha avuto la faccia tosta di dire ma il MES è un prestito, non ci conviene prenderlo, come sarebbe a dire, tu l'hai firmato, tu l'hai voluto il MES, tu ci hai messo il cappio al collo e adesso ci dici che non ci conviene prenderlo. Quindi l'Unione Europea ormai è anche superata, paradossalmente, anche per i suoi meccanismi interni, perché c'è un livello superiore. C'è un livello superiore che agisce su tutto e su tutti in questo momento, che chiaramente poi risponde, sì, possono avere dei nomi tipo MS e altre questioni, ma risponde a questo fantasma che purtroppo è molto vero, che si chiama l'alta finanza, che può avere anche altri nomi se vogliamo. Noi la chiamiamo alta finanza perché la vediamo, perché sappiamo che c'è, perché vediamo le banche, che conosciamo qualche nome di qualcuno di questi, perché hanno i soldi. Ma dietro alla alta finanza ci possono essere ancora altre forze che, diciamo, in qualche modo hanno di fatto preso il controllo del mondo in qualche maniera in questo momento, creando appunto un immenso campo, un'immensa rivoluzione politica, probabilmente la quinta nella storia della rivoluzione stessa, ma creando i presupposti da quella politica mondiale, presupposti secondo me della più grave, spaventosa rivoluzione, che è quella antropologica, che finora si era giocata sulla droga, sull'omosessualismo, sul gender, sulle depravazioni, sulla distruzione della famiglia. Adesso, secondo me, va a fare un passo ulteriore e si arriva direttamente alla gestione del nostro corpo, perché tramite la paura, oddio, mio figlio si ammala, prende il Covid, 19, 20, 44, quello che sarà, mio figlio se ne sta 5 ore con la mascherina ogni giorno a scuola, per evitare questo dovrò fargli il vaccino. E chi lo fa il vaccino? Coloro che gestiscono l'OMS. E quindi e nessuno ragiona, nessuno pensa cosa ci possa essere in questi vaccini, ma poi potrebbe venire un microchip il quale non ti libera anche dal vaccino. Il vaccino ti libera dal Covid e il microchip ti libera dal vaccino. Peccato che poi però esiste un microchip dentro il nostro corpo. Quindi diventiamo noi stessi non più proprietari, a parte che non siamo proprietari in termine sbagliato, perché non siamo proprietari del corpo, però il corpo è nostro, indubbiamente, evidentemente,
è l'impossessamento del nostro corpo. Insieme ci tolgono lo Stato, ci tolgono i soldi, ci tolgono la proprietà privata, ci tolgono la libera iniziativa imprenditoriale, quella sana, quella normale, che porta avanti gli stati e le famiglie, e ci tolgono anche i corpi. E questo perché? Perché a monte ci hanno tolto la mente, un po' per un processo plurisecolare, e un po' fino ad arrivare adesso con questa genialata, che io l'ho definito il più grande colpo di genio della rivoluzione, perché a mio punto di vista questo è quello che sta accadendo. Certo. Non so, Giovanni, tu cosa pensi? Allora, precedo la domanda di Antonio a questo riguardo e dunque mi inserisco o mi accodo alle riflessioni già proposte. Suggerisco precisamente anch'io che la questione sulla quale riflettere, e almeno quella sulla quale è vero, ciascuno come soggetto umano, come essere razionale, è competente a pronunciarsi in quanto precisamente soggetto che razionalmente si rivolge a ciò che accade e cerca di capirlo, la questione è precisamente non quella sanitaria. Ecco, sentir parlare di questioni virologiche, peraltro ripetendo cose, come è stato giustamente detto, contraddittorie, talvolta singolari, talvolta smentite dagli stessi che si erano pronunciati magari qualche settimana prima, ecco, sentir parlare di questioni sanitarie sembra rendere tutti un po' esperti di questioni sanitarie, cliniche e quant'altro. E no, le questioni che riguardano tutti, ovviamente avendo tutto il rispetto per chi eventualmente è stato vittima in certa misura del virus o di ciò che ne è diciamo seguito, le questioni decisive sono quelle di carattere culturale e politico-giuridico. Ecco quello su cui siamo tutti chiamati a riflettere, tutti come esseri umani, tutti. Ecco quello su cui stiamo adesso qui questa sera riflettendo. Che cosa riguarda noi? Che cosa riguarda appunto la nostra vita? Dunque, in questo senso, il problema riguarda le misure adottate, i cambiamenti presi, i cambiamenti ingenerati, prodotti, come è stato giustamente detto, in occasione della diffusione del virus, diffusione più o meno ampia. Questo potrebbe poi essere oggetto ugualmente di attenzione. Dunque, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando precisamente di questo, degli aspetti culturali e politico-giuridici. Per considerare questi occorre che cosa? Sana ragione e attenzione all'esperienza. Semplicemente, essenzialmente questo. Che cosa abbiamo sperimentato? Le osservazioni che sono state fatte hanno focalizzato alcuni aspetti. E beh, che cosa abbiamo, diciamo così, vissuto? Beh, io direi, senza retorica, abbiamo, ma in maniera credo sufficientemente obiettiva, abbiamo vissuto, stiamo vivendo un vero e proprio trauma storico, un vero e proprio shock epocale, un vero e proprio trauma storico prodotto, qualcuno potrebbe dire, dal virus. No. Prodotto da un clima di paura, alimentato da tutta una, potremmo dire, scenografia della paura, che ha riprodotto immagini evidentemente ansiogene, tali da suscitare e da alimentare ulteriore paura. La paura, come si sa, ha due effetti fondamentali, dico dal punto di vista psicologico, si intende, e psicosociale. La paura paralizza ed isola.
Questo è noto ovviamente a tutti gli studiosi di questi fenomeni. Perché eventualmente vengono compiuti certi gesti o vengono, come dire, esibiti certi atti o vengono prodotti certi, potremmo dire, effetti? Chi vuole in generale paura si propone precisamente non la paura come fine, questo si intende, ma la paura come mezzo. E gli esempi storici portati dall'amico professor Viglione sono molto molto significativi. Chi dunque vuole produrre grandi, profondi cambiamenti non può che giustificarli sulla base di offrire soluzioni a paure gravissime, e dunque ovviamente più è, come dire, ingente la mole dei cambiamenti, più ovviamente la paura che vuole giustificarli o che si esibisce sullo sfondo per giustificarli deve essere gravissima. E d'altra parte si potrebbe qui ricordare, sia pure di passaggio, che il più grande teorico, più noto teorico dello Stato moderno, Thomas Hobbes, ritiene che la paura sia all'origine della politica, o meglio potremmo dire del sistema di potere, del sistema dell'ordinamento che in termini di potere regola qualsiasi attività dell'essere umano. Dunque, effettivamente, su questo innanzitutto c'è da riflettere. Stiamo vivendo un trauma storico e, come, restando nella metafora, si intende, come tutti i traumatizzati, abbiamo difficoltà a capire. Come tutti coloro i quali hanno subito uno shock, come dire, brancoliamo in fondo nella nebbia, o addirittura abbiamo difficoltà a tenere la stazione eretta. Lo dico ovviamente da un punto di vista metaforico, perché essere eretti, o se si vuole, per rimanere nella metafora, tenere la schiena dritta, vuol dire ovviamente assumere atteggiamenti conseguenti e eventualmente essere capaci di infrangere, per così dire, il muro del conformismo. Trauma storico, e si potrebbe dire perché, o meglio, verso che cosa, o se si vuole in maniera più, come dire, attenuata, un trauma che prelude a che cosa? È chiaro, né io né altri abbiamo, io certamente non ho la possibilità di antivedere l'avvenire, questo è evidente, ma per ciò che non il futuro prospetta, ma già l'avvenire presenta, è chiaro che non è per nulla eccessivo dire che questo trauma che stiamo vivendo, alimentato dalla paura e che ha il suo punto di forza proprio nella paura, in fondo costituisce la premessa dell'ingresso nella postmodernità. L'amico professor Massimo Viglione e anche il professor D'Amico prima suggerivano, è vero, il profilarsi di certi determinati scenari. Ma che cosa vuol dire l'ingresso nella postmodernità? Vuol dire l'ingresso in una ulteriore fase di un processo, potremmo dire in quel processo inaugurato dalla modernità, lo dico dal punto di vista categoriale ed epocale, quindi inaugurato dal soggettivismo e dal razionalismo moderno, che giunge con la postmodernità precisamente a negare fino in fondo sia il soggettivismo non è il soggetto, come tutti sanno, e a negare la razionalità. Ma direi ancora di più, la svolta epocale che stiamo vivendo nega in fondo tutto ciò che propriamente connota l'essere umano in quanto essere umano. Per questo giustamente prima si diceva, qui ci troviamo di fronte, ma questo viene anche dichiarato, e su questo
torneremo, credo, di qui a pochissimo, ci troviamo di fronte a mutamenti che incidono in profondità sulla umanità dell'uomo, o, se si vuole, meglio, che minacciano l'umanità dell'uomo, o che, ancora di più, si potrebbe dire, in fondo, non si fa fatica a vedere che hanno, potremmo dire, come orizzonte lo svuotamento della umanità dell'uomo. Ad esempio, prima si parlava del controllo, e certamente questo è uno scenario, attenzione, non incombente, già in atto, già ci troviamo in un contesto dove in fondo vi è bisogno, per fare le cose più ordinarie, se si vuole anche più banali, di una serie di autorizzazioni, senza le quali queste cose, anche le più banali, non possono essere fatte. Ma attenzione, di più in fondo, per esempio, si badi al rapporto tra l'uomo e i sistemi informatici. È sempre di più l'invadenza, o se si vuole la bulimia informatica, porta ad un sistema di vita che si annuncia come definitivo, ove l'uomo diventa un'appendice della macchina, in questo caso potremmo dire dei sistemi informatici, piuttosto che essere colui il quale si serve, nella misura in cui ritiene opportuno, ragionevolmente, della macchina. Su questo si potrà, credo, ritornare. Ma a questo proposito, sul discorso informatico, non so Massimo e Giovanni, siete d'accordo, ci sono usciti studi molto articolati che riflettono all'intreccio fra l'attuale, diciamo, emergenza coronavirus e il progetto che ormai sta delineandosi e del quale sarebbe prova il fatto che Colao è stato nominato capo per la fase 2, per la riapertura. Colao proviene dal mondo della telefonia, amministratore delegato di grandi gruppi telefonici, quindi uomo legato alla telecomunicazione, non casualmente. E si parla di città intelligente, di smart city, di un nuovo modo di lavorare, di internet delle cose. Si parla di reti 5G e qualcuno ha fatto notare che, approfittando del lockdown, in molte città del mondo, anche italiane, hanno iniziato a impiantare antenne 5G in modo massiccio. Quindi c'è un progetto che sta delineandosi, o almeno non è temerario notarlo, un progetto di cambiamento profondo, strutturale, del modo di lavorare, di fare scuola, di vivere, di acquistare prodotti, che dislocherà sulla rete in modo sempre più massiccio tutte le attività che adesso siamo abituati a fare, diciamo, praticamente in presenza, come si dice. I grandi gruppi come Amazon e i GAFA, cioè le società che controllano Big Data, che controllano le reti informatiche mondiali, hanno avuto un aumento di 280 miliardi di dollari di fatturato durante il lockdown, perché chiaramente i negozi chiusi, ma la gente comprava con questi strumenti. Quindi c'è un progetto che sta emergendo e credo che sia la prospettiva giusta per capire quello che sta accadendo, cioè sfruttare il coronavirus a fondo come falsa emergenza gonfiata d'arte dai mass media, per terrorizzare le persone e obbligarle a dislocarsi sulla rete in modo forzoso, diciamo, anche attività che è assurdo fare digitalmente, come l'insegnamento. Chiunque insegni sa che non ha senso una scuola fatta online, ma ai poteri, diciamo, dei GAFA, ai poteri di chi controlla Big Data, interessa proprio che si dislochi tutto in rete. Ci voleva uno shock mondiale spaventoso come quello che hanno creato artificialmente, che continuano ad alimentare e che, penso possiamo dirlo, continueranno ad alimentare, stiamone sicuri, fino a che non sarà portato a compimento il progetto. Quando la gente sarà in ginocchio, non ne potrà più, accetterà tutta questa dislocazione sulla rete. Ma anche il discorso vaccini è funzionale, come tu Massimo hai ricordato, al microchip e alla trasformazione del corpo stesso dell'uomo in strumento, per così dire, di riconoscimento, che può far sì che sia tutto accelerato in termini di riconoscimento facciale, riconoscimento biometrico. Si parla già di cose che verranno introdotte, che in Cina sono già operative da molto tempo. E il famoso riconoscimento facciale, vi ricordo che in Cina sono 700 milioni di telecamere
che ritrovano una persona in tutta la Cina in un'ora e mezza di tempo. Cioè, dato la fotografia di una persona, il supercomputer della polizia in un'ora e mezza sa dov'è quella persona. E la Cina ha 1,5 miliardi di abitanti, quindi è un'impresa incredibile. Perché si stanno sommando supercomputer quantistici, reti ad alta velocità 5G, intelligenza artificiale che è in grado con algoritmi molto sofisticati di processare quantità di dati enormi, big data, e il coronavirus è servito a forzare la mano e a traghettare, si può dire, o a preparare al traghettarsi verso questo mondo digitale tutti i popoli e tutte le persone senza la necessaria mediazione politica, riflessione giuridica, istituzionale, filosofica, psicologica, medico-sanitaria, che dovrebbe essere condotta con estrema prudenza prima di fare questo passaggio, prima di varcare questo spazio che stiamo attraversando. Invece ci stanno proiettando in questo mondo, che è un mondo che è in sé totalitario. È in sé totalitario. In Cina, se uscivi fuori dalla quarantena, arrivava un drone a dirti di tornare in casa, cioè c'era un riconoscimento facciale immediato e dopo 5 minuti eri avvisato da un drone che dovevi tornare in casa. Sono cose da film di fantascienza che stanno già accadendo, non dimentichiamolo. E in fondo, dal mio punto di vista, questo processo sta compiendosi anche perché è partito in Oriente. Perché in Oriente non c'è la persona, non c'è il cristianesimo da 2000 anni a ricordare molte cose, no? Importanti. E quindi la cosa sconvolgente è che le persone accettano in Cina, in Oriente, in Sud Corea, questo ipercontrollo digitale senza troppe ansie, lo accetta in fondo abbastanza volenterosamente. Io credo che quindi il problema è questo passaggio in questa sfera digitale che di per sé dissolve qualunque confine fra Stato, di per sé rende del tutto insignificante la già debole identità statuale del mondo contemporaneo, la frantuma, la polverizza completamente, sopprime il concetto stesso di autorità. Il problema nostro è che è tramontata l'autorità e al suo posto c'è la tirannia, perché sappiamo che dove tramonta una vera autorità si ha un potere di tipo tirannico, che conformemente alla definizione nella politica che ne dà Aristotele, la tirannia è quando il sovrano di fatto usa il potere per se stesso, a suo favore e non a favore del cittadino. Quindi io penso che il nodo è questa dislocazione violenta, accelerata sulla rete, questa digitalizzazione attraverso processi biometrici di controllo corporeo di tutto sulla rete, la sparizione del contante a cui stanno lavorando in modo solerte tutti, anche i nostri stati, è una cosa in questo senso apocalittica, di gravità immensa, veramente immensa. E ricordiamo a tutti gli ascoltatori che bisogna difendere i contanti innanzitutto usandoli, aumentando, rifiutandosi se possibile di pagare con strumenti digitali laddove sia possibile, perché il contante, voi capite benissimo che è una frontiera caduta la quale si aprono spazi di controllo che definire assoluti è poco, praticamente a quel punto big data domina veramente le persone. E una cosa va detta, poi vado verso la conclusione, mi scuso per la lunghezza dell'inciso, dell'intervento, che è molto pericoloso secondo me, è molto ingenuo ed è un'ingenuità pericolosa, quella di chi rifiuta di vedere questo, lasciatemelo chiamare così, perché in questo caso ci sta bene, questa cospirazione alla luce del sole, questa cospirazione visibilissima, con l'affermazione per me risibile che in fondo non può essere un complotto quello che sta accadendo, perché tutti i paesi sono stati colpiti, Stati Uniti, Cina, Europa, quindi non è un attacco di qualcuno verso qualcun altro, perché sennò non sarebbero stati colpiti tutti. È una bugia, perché l'ha detto Massimo prima, io lo ricordo, non sono le cospirazioni solo di uno Stato contro un altro Stato. Se abbiamo appena detto che gli Stati stanno tramontando, qui ci sono gruppi di potere che sono transnazionali, che sono trasversali agli Stati e che quindi possono benissimo operare sintesi politiche, pianificare colpi di Stato che sono trasversali agli Stati. E non è nemmeno il deep state di un singolo Stato all'opera, è all'opera un deep state molto più pervasivo.
L'ultima osservazione, credo importante, la complicità della Chiesa cattolica, che è l'unica forza che in linea di principio potenzialmente avrebbe i mezzi soprannaturali, ma anche naturali in un certo senso, di fronteggiare questo Golia, questo mostro che sta sorgendo, e di denunciare quello che sta accadendo, almeno con una controinformazione degna di questo nome. E invece, in qualche modo, gli uomini di Chiesa, molti uomini di Chiesa, tranne rare, pregevoli, diciamo, eccezioni, penso all'appello di Monsignor Viganò, di denuncia di quello che sta accadendo, ma la larga maggioranza degli uomini di Chiesa ha accettato supinamente la lettura di... chiedo scusa, la lettura ufficiale, diciamo, dei dati, si è conformata, addirittura ha anticipato il governo nell'imporsi norme che sono inaccettabili, per esempio quanto alla Santa Eucaristia, e questo è molto grave, cioè dimostra come oggi purtroppo gli uomini di Chiesa siano assoggettati culturalmente, ideologicamente, sul piano dei valori, alle forze mondialiste e a quello che penso non sia temerario chiamare governo mondiale in fase di crescente attuazione. Noi siamo di fronte all'edificazione di un governo mondiale, a una tappa, diciamo, in questa direzione, e sappiamo benissimo che il governo mondiale è da sempre il grande progetto massonico. Non so, Massimo, se ho messo troppa carne al fuoco. Troppissima, è tutto giusto però, nel senso che praticamente a questo riguardo, mentre parlavi, pensavo proprio questo. Io vedo in questa situazione attuale, è come se vedessi, non so se voi siete d'accordo, ditemelo, è come se vedessi nel microcosmo il macrocosmo della rivoluzione, perché in qualche modo, anche se non in maniera, seguo l'ordine storico, poi dopo così spiego quello che voglio dire. Hanno attaccato la Chiesa, perché tanto l'abbiamo visto perfetta. Poi chiaramente il discorso sulle responsabilità del clero è chiaro che secondo me dobbiamo affrontare verso magari la fine di questo incontro di oggi in maniera precisa, però intanto hanno attaccato la Chiesa, come abbiamo potuto ben vedere, e questa è in qualche modo il Lutero, il protestantesimo, stanno distruggendo lo Stato in qualche maniera, e quindi anche le strutture stesse vitali dello Stato, parlando di Stato di natura, cioè lo Stato, scusate, voglio dire naturale, voglio dire lo Stato di natura, lo Stato naturale come entità naturale, e anche degli Stati, anche quelle perversioni rivoluzionarie, liberali e socialiste, di cui sono pregni i nostri Stati, perfino quelle stanno in questo momento distruggendo. Hanno attaccato l'economia, e quindi lo Stato della Rivoluzione Francese, la Chiesa è la Rivoluzione Protestante, lo Stato della Rivoluzione Francese, stanno distruggendo l'economia, creando praticamente, in qualche modo, con un chiaro, l'economia è distrutta già da decenni con la fusione tra liberalismo e socialismo, che è praticamente la situazione in cui viviamo da 30, 40, 50, dopo, perlomeno dopo il muro di Berlino, praticamente, con questa sintesi che è l'anarchia in qualche modo, ma adesso stanno dando un colpo mortale, perché, cioè, voglio dire, non ci sono più, la gente non va più a comprare. Io stamattina ho visto ad Assisi i negozi chiusi. Cioè, il paesino dove abito io, c'è più negozi aperti di Assisi. Voglio dire, anche se possiamo immaginare che a Roma, a Napoli, a Milano, a Venezia i negozi siano aperti, ma in qualche modo la gente non va più a comprare, perché anche se io vado a un bar e devo fare 20 minuti di fila per il caffè, me lo faccio a casa il caffè, perché non posso perdere 20 minuti per fare il caffè. Per cui, in un certo senso, dico delle banalità, ma per far capire il concetto, in qualche modo si sta, come diceva prima, non mi ricordo chi di voi due diceva, si crea un meccanismo psicologico di autodistruzione anche oltre quello che è necessario, perché inevitabilmente si cade quasi in una sorta di depressione vitale in qualche maniera, che non ci fa fare più nulla, e quindi in un certo senso quindi si distrugge l'economia, e questo chiaramente è il comunismo, la rivoluzione russa, e in un certo senso, dividendoci tutti quanti, chiudendoci dentro casa, e in qualche modo addirittura separando le famiglie, o
costringendo le famiglie a stare in qualche modo sempre assieme, ma in maniera innaturale, non c'è più quella libertà di scelta. Oggi esco con mia moglie, con mio marito, vado a fare una passeggiata, oppure oggi litigo, tanto poi me ne esco e faccio pace. Quando tu sei costretto a stare a casa 24 ore su 24 per settimane e mesi, diventa difficile già anche gestire un rapporto, e non paghiamo quello con i figli, con i bambini piccoli che hanno bisogno della luce, del sole, di correre, ma anche con gli adolescenti. Io dicevo, scherzando, dicevo, se io fossi stato 17enne in quella situazione sarei impazzito praticamente, cioè oggettivamente io veramente mi piange il cuore per gli adolescenti in modo particolare in una situazione come questa. Quindi si crea proprio la distruzione della famiglia, dell'essere umano, della libertà personale, che è il 68. Cioè io vedo come una sorta di riassunto dell'evoluzione stessa, che in un momento in qualche modo, nelle varie tappe intendo dire, ci porterà poi al controllo assoluto, perché tramite quello che diceva anche adesso Matteo, appunto, insomma, io non volevo dirlo, ma in pratica il 5G ci porterà a essere leggibili 24 ore su 24 su tutto quello che facciamo, perché con la faccia ci riconosceranno in qualsiasi posto, e che questa non è fantascienza, già succede. Luigi per Antonio alla mascherina. Per poterci riconoscere. Esattamente. L'emergenza coronavirus. Mascherina, che poi è il simbolo fisico che dobbiamo stare zitti e obbedire, perché questa è la mascherina, il simbolo fisico che dobbiamo stare zitti e obbedire. Attenzione. Tutto questo sta, è come se fosse l'esplosione di tutto quanto insieme, che porta perfino all'impossessamento, diciamo così, dei nostri corpi, quindi delle nostre anime, naturalmente. È qualcosa di mostruoso. Naturalmente c'è la speranza, ne parleremo, tra l'altro o oggi o magari in un prossimo incontro, qualora, come io spero di tutto cuore, diciamo, Giovanni e Matteo accettino, ne parleremo magari anche in maniera specifica, però in questo momento non ci possiamo più illudere, attenzione, dicendo c'è la speranza, nel senso la speranza c'è, però non dobbiamo commettere l'errore di non capire fino in fondo la tragedia che stiamo vivendo. Io vi dico la verità, quando io esco, io vedo persone senza mascherina, una minoranza, persone con la mascherina qua sotto, che di fatto non serve a niente, però sono quella che dicono, arriva la polizia e me la metto, vabbè, d'accordo, ci può pure stare. E poi vedo persone con la mascherina non solo nel negozio, nel supermercato, dove vabbè, me la metto perché sennò fanno storie. Io vedo persone con la mascherina in macchina da soli. Io vedo persone con la mascherina in macchina da soli. E allora lì io ho terrore. Io ho il terrore perché io vedo la risata di Bill Gates. Non sto scherzando, adesso semplifico, la butto in battuta se volete, ma così è. Non sarà Bill Gates, sarà Gates Bill, sarà qualcun altro, fate voi, ma il concetto è lo stesso. Cioè, chi va in macchina da solo con la mascherina fino a qui vuol dire che oggettivamente è pronto a subire qualsiasi cosa. Quindi voglio dire, attenzione, in questo momento noi siamo in un passaggio epocale dove, tra l'altro, oltretutto, quelle poche speranze a cui appigliarsi, sia quelle più serie, almeno ipoteticamente, almeno di principio, quindi la Chiesa Cattolica, sia quelle terra-terra che sono le opposizioni, sono scomparse completamente, in maniera anche preoccupante, non tanto del clero, perché non mi aspettavo questo clero da 60 anni, lo conosciamo, non mi aspettavo nulla di diverso, quanto paradossalmente da quelle meno importanti, il che mi fa essere ancora più preoccupato, quasi a livello di dire, non è che queste sono qualcosa che noi non sappiamo, perché è impressionante la nullità assoluta. E anche il dire tutto il contrario di tutto. Io ho letto stamattina che il governatore della Lombardia, che come sappiamo fa parte dell'opposizione, ha detto che tutto questo si risolverà col 5G. Ecco, allora a questo punto oggettivamente, testuali parole, a questo punto c'è veramente da preoccuparsi. Allora, quindi è bene mettere tutto il quadro davanti, capire che siamo di fronte al passo definitivo, in qualche modo quasi definitivo della rivoluzione, perché il definitivissimo
per chi conosce queste cose, sa che sarà la preparazione a chi deve venire. Ma qui stiamo andando veramente incontro in qualche modo a questa situazione, a un governo mondiale che ci controlla anima e corpo, che ci fa stare zitti, che ci mette gli uni contro gli altri, che facciamo la spia se uno porta il cane sotto casa, questa è la follia, e ci fa vivere nel terrore. Ma, e qui finisco, anche per dare ragione a quello che diceva prima Matteo, si rimane allibiti quando si sentono persone che la pensano più o meno come noi tre, noi quattro qui presenti, sentir dire che questo è il fallimento della rivoluzione e del mondialismo. Questo è il trionfo della rivoluzione e del mondialismo. Poi il trionfo, come sempre accade, potrebbe portare al crollo. Questo è un altro discorso e lo speriamo e lo vogliamo e lavoriamo per questo. Ma in questo preciso istante noi siamo alla realizzazione assoluta con un colpo di Stato mondiale di tutta la rivoluzione. Almeno questo è come la vedo io. Scusate se mi sono dilungato. Prego Giovanni, non so se... Sì, io vorrei appunto rivolgermi a un potenziale, un possibile ascoltatore che precisamente sta adottando degli atteggiamenti, come dire, di totale uniformità a certe indicazioni, ritenendole assolutamente necessarie, assolutamente come dire, doverose. E beh, vorrei invitare a riflettere, ma veramente chiunque. Vorrei invitare a riflettere almeno su tre elementi sui quali la nostra attenzione non può non portarsi. Ecco. La nostra attenzione, ripeto, come soggetti pensanti. Il primo problema è questo: il problema della corrispondenza tra la narrazione mediatica e la realtà. Quali elementi obiettivi noi abbiamo, lo dico con un con un grande punto di domanda, ma con assoluta convinzione. Quali elementi di verifica obiettiva noi abbiamo della corrispondenza tra certi numeri e ciò che viene indicato come qualificante certi numeri? Chi può tra noi andare a verificare certi determinati numeri? Chi tra noi può verificare se le cose sono in un certo momento andate in un certo modo oppure in un altro? Per esempio, certe cremazioni, come tutti sanno, hanno impedito le autopsie. Eppure non ci troviamo di fronte alla peste del 600. Dunque, qui c'è un problema. È un problema che il pensiero classico in fondo aveva già considerato con la notissima metafora della caverna. E in fondo il mito della caverna, di cui appunto leggiamo nella Repubblica di Platone, è qualcosa che abbiamo vissuto tutti. E che cosa faceva lo schiavo, o meglio, che cosa era costretto a fare lo schiavo di cui parla Platone, ben inteso? Dunque, nel mito della caverna, poteva fare una sola cosa: guardare le ombre proiettate sul fondo della caverna. E in fondo qual è stata la condizione di ciascuno di noi durante i giorni della reclusione domestica alla quale siamo stati tutti costretti? Era esattamente la condizione dello schiavo di Platone. Non si poteva uscire per strada, non si poteva confrontare la narrazione, o se si vuole la rappresentazione mediatica, con la realtà. Eravamo tutti, per certi versi, tra virgolette, psicologicamente si intende, a prendere per buona quella rappresentazione. Eravamo precisamente nella condizione dello schiavo di Platone. Nel mito della caverna, come si sa, lo schiavo, in ipotesi, riesce a liberarsi e attinge veramente la libertà quando incontra la verità, perché è solo la verità che rende liberi. Chi rifiuta la verità diventa schiavo. E questa è precisamente l'alternativa di fronte alla quale noi ci troviamo. Se non si attinge la verità, innanzitutto in riferimento al tema di questa sera, su ciò che sta accadendo, noi ci autocondanniamo alla schiavitù.
nella metafora, nel mito di Platone, lo schiavo di Pelione riesce a liberarsi, incontra la verità e dunque si rende conto dell'inganno. Ma questo si può dire analogamente di ciò che è accaduto a noi? Purtroppo non si può dire, perché tutta una rappresentazione non è stata suscettibile di verifica e non è tuttora suscettibile di verifica. Qui e là appaiono degli elementi, come dire, che lasciano riflettere, non so, mi riferisco a un tema su cui non a caso dovrebbe soffermarsi l'attenzione, il problema per esempio dell'attendibilità di certi esami diagnostici, il problema dell'attendibilità dei tamponi, il problema per esempio dell'inserimento in certe enumerazioni di deceduti che si dice siano deceduti per, ma qualcuno più attento dice semplicemente con il virus, e così via. Dunque c'è qui un problema intellettuale, questo vale per tutti, mi riferisco a chiunque in questo momento possa ascoltare la nostra conversazione. Bisogna chiedersi se ciò che è stato rappresentato corrisponde alla realtà. Questo è un dovere di ciascuno di noi. Cercare la verità è un dovere di ogni essere umano. Dunque, primo problema che offro alla riflessione di ciascuno. Secondo problema che offro alla riflessione di ciascuno: la omogeneità della estensione e della applicazione di certe misure a livello, diciamo così, globale o, se si vuole, a livello planetario. Attenzione, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una rappresentazione planetaria. Fino a che punto poi certe misure hanno coinvolto la vita di miliardi di persone, questo è difficile dirlo in termini analitici. Ma in fondo, omogeneità di effetti fa pensare ad unità di causa. E anche qui non occorre supporre chissà che cosa, o non occorre andare a spiare da chissà quale buco della serratura. E no, omogeneità di effetti fa pensare a uniformità, o meglio si potrebbe dire a unità di causa. Dunque, anche su questo ci sarebbe da riflettere. Ripeto, lo dico a chiunque in questo momento sia davanti al monitor, sia lì a farci compagnia. E terzo elemento che suggerisco all'attenzione, ripeto, di chiunque, veramente di chiunque: il rapporto di proporzionalità o eventualmente di sproporzione tra le misure adottate e l'entità del pericolo. Faccio un esempio, se si vuole elementare, se si vuole effettivamente legato alla vita di tutti i giorni. Beh, ci possono essere persone che hanno fobie per gli insetti, fobie per i ragni. Con tutto il rispetto, possono avere rispetto alla presenza di un insetto reazioni, come dire, eccessive. Chi è eventualmente accanto a queste persone che cosa fa? E cerca di ricondurli alla realtà. Ovviamente cerca di eliminare, diciamo così, il fastidio, perché in fondo di fastidio si tratta, e cerca di ricondurli, diciamo così, a ragionare obiettivamente sulle cose. Certo, si potrebbe dire, ma l'insetto potrebbe essere uno scorpione. Bene, lo scorpione si neutralizza. Se ci si lascia prendere dalla paura, il rischio è perché precisamente lo scorpione prende il sopravvento, o proprio possa ghermire il soggetto che è in qualche modo paralizzato, accecato dalla paura. Analogamente, per restare nella metafora, si potrebbe fare l'esempio del sopraggiungere del serpente. Se il tale di fronte al serpente perde il controllo, dunque non adotta una sana proporzione di mezzi rispetto ovviamente al pericolo incombente, finisce in fondo per essere sopraffatto, non finisce per tirarsi fuori dal pericolo. E questo precisamente credo che sia il punto che è emerso con chiarezza dalle riflessioni di chi parla e dagli interventi che mi hanno preceduto. Precisamente il problema è questo:
Ma non possiamo non interrogarci, non possiamo non interrogarci sul rapporto appunto tra i mezzi adottati e l'entità obiettiva del problema. E non possiamo non interrogarci, e chiudo su questo punto, e anche questo è stato suggerito, ma mi sembra opportuno rimarcarlo. Non possiamo non interrogarci sul fatto che più di una voce di esponenti che appartengono, diciamo così, all'area della all'area prevalente dal punto di vista politico, e poi si potrebbero citare ovviamente altre voci dal punto di vista di altre forme di potere, più di una voce ci ha detto: attenzione, questi cambiamenti sono destinati a durare. Allora vuol dire che il rapporto con il virus è solo un rapporto occasionale. Anche da questo punto di vista non occorre un grande impegno intellettuale per accorgersi che siamo di fronte a tutt'altro che ad una emergenza sanitaria. No, ci si dice che questi cambiamenti riguarderanno la nostra vita, addirittura, come tutti sanno, visto che si tratta di dichiarazioni fatte pubblicamente, quindi a disposizione di chiunque, ebbene, addirittura è stato detto che dovrà cambiare la nostra vita tra le mura domestiche, dovrà cambiare la nostra vita per quanto riguarda i rapporti con gli altri dovranno essere segnati dalla distanza. E attenzione, la distanza è proprio l'opposto dell'incontro, e l'incontro è precisamente ciò che fa vivere la socialità. E tutto questo ovviamente non appartiene ad un preconcetto, cliché interpretativo, no, tutto questo è all'attenzione di tutti, e questo, tutto questo ovviamente non può non suscitare attenzione e ovviamente risposte conseguenti che derivano non fosse altro che dalla necessaria cura che ciascuno di noi ha il dovere di avere per se stesso e per tutti coloro dei quali ha responsabilità. Matteo, posso dire una cosa? Poi voglio chiedere anche a te cosa ne pensi di questa cosa che in conclusione quello che dice Giovanni. Primo con tutto quello che ha detto Giovanni, appunto, ricordiamoci che il martellamento che noi... Allora, innanzitutto una cosa, ricordiamoci che ci hanno fatto vedere quella famosissima foto di decine e decine e decine di bare per i morti, no? Per farci il terrore a marzo, e poi si è scoperto che era una foto di 3 anni fa in un altro contesto. L'hanno fatta apposta per terrorizzarci. Questa è una prova inconfutabile di quello che appunto dicevamo. Ma al di là di questo, non scordiamoci che a marzo ci hanno martellato 70-80 volte al giorno, per chi segue la televisione, si intende che non la segue, no, ma per chi segue la televisione, cioè quindi il 99% degli italiani in pratica, 70-80 volte al giorno, 90 volte al giorno, a dirci: non date retta ai cialtroni, date retta ai professionisti dell'informazione, che poi erano quelli che ci dicevano che il governo Conte era all'80%, o ci dicevano appunto che quelle bare erano le morti di Covid, o ci davano le proiezioni delle morti di Covid, dimenticandosi di dire un piccolo particolare, che tutti quei morti comprendevano anche tutti gli altri morti. In Italia per 3 mesi non si è morto più di tumore, non si è morto più di tumore, nessuno è venuto sotto la macchina, nessuno è inciampato, nessuno, solo di Covid. Quindi attenzione, cioè, questa adesso, le altre battute, parliamo di, cioè, seriamente, è chiaro che è un lavaggio del cervello. Quando, bellissima la, come dire, non ci avevo pensato, il mito della caverna, no, che vedi le ombre e che pensi che siano vere perché non hai mai visto la luce, naturalmente, poi quando esci fuori, ma erano ombre, appunto. Allora, in un certo senso, è esattamente questo il loro gioco, tenendoci separati. Quindi questo voglio dire, Matteo, ti chiedo anche a te a questo punto, cioè, questo aspetto della informazione, della manipolazione dell'informazione, non va ad avvalorare al 500%, se si può dire così, tutto il nostro ragionamento? Cioè, come possiamo avere, io dico a tutti quelli che stanno terrorizzati, come potete avere fiducia di chi ci sta ingannando fin dal primo momento? Sì, io finisco dicendo questo: io abito in Umbria,
La settimana scorsa, eccoci la famosa foto, la settimana scorsa hanno avuto il coraggio di minacciare l'Umbria dicendo che l'Umbria è sotto pericolo, quando in Umbria non c'è un caso di un morto, uno solo per Covid fin dall'inizio, e che l'Umbria potrebbe essere completamente aperta. E io stamattina ad Assisi ho visto una città morta. Quindi come facciamo a fidarci di queste persone che in fondo, non dimentichiamolo, hanno il potere per il Covid? Parlo di Colau, parlo di Arcuri, parlo di Burioni, parlo di 200 task force di cui nessuno sa assolutamente nulla, e di tutti coloro che stanno dietro. Perché è chiaro che la voce di Sauron è solamente la voce di Sauron. Scusa se ti ho interrotto, se ho preso la parola, direi, non so quanto tempo abbiamo ancora, penso non molto. Un quarto d'ora, 20 minuti, no? Ancora? Ecco, o no? Allora magari direi in questa fase di Antonio, dimmi pure. Sì, dopo l'intervento del professor D'Amico potremmo anche dare spazio a qualche domanda di chi certo. Ma proporrei anche, se Antonio è d'accordo, Massimo è d'accordo, di questi ultimi minuti viverli molto liberamente, diciamo senza un ordine troppo rigido, ecco, visto che siamo proprio in conclusione. Dicevo, io vorrei notare due cose. Quanto all'influenza dei mass media, c'è una bella frase del santo Curato d'As, che parafraso perché non la ricordo proprio alla lettera, che diceva: il dramma dell'uomo che non crede più in Dio e che crede a tutto. Cioè, chi non crede più in Dio crede a tutto. Questa è molto, molto profonda, molto bella. Lui è arrivato ad Ars dopo la rivoluzione, non c'era più la fede, non c'era più niente, e si è accorto che c'era un disastro. E Hegel diceva che la lettura delle gazzette del mattino è la preghiera dell'uomo moderno. È una famosa frase di Hegel che è molto significativa. Siamo a inizio 800, ma già questo genio, ecco, vede in fondo quello che noi stiamo capendo oggi. Cioè, l'uomo di oggi è particolarmente vulnerabile. L'uomo è sempre stato vulnerabile perché, in definitiva, un popolo è protetto dalle elite naturali che veramente patriottiche, che diciamo vigilano in qualche modo per tutti. Il popolo è obbligato a essere semplice in un certo senso, e la pseudocultura, la subcultura che oggi è mediata digitalmente non libera il popolo dall'inganno in cui è collocato. C'era una realtà che aveva sempre denunciato tutto ciò che veniva cospirato contro la Chiesa e contro i popoli, ed era appunto la Chiesa cattolica. Questo per dire che la Chiesa combatteva, e potevi anche sconfiggerla materialmente, ma non potevi prenderla in giro. E quindi chi aveva la fede e viveva di fede e si affidava al suo parroco, al suo vescovo, e sapeva che da loro riceveva lumi per capire quello che accadeva, era in buone mani. Oggi questo non accade. Negli anni 50 a Porto Rico gli Stati Uniti tentarono un'operazione di introduzione dell'aborto e di altri strumenti contraccettivi proprio per fare un esperimento in una realtà che era cattolica in quel momento. L'Episcopato insorse, si organizzò, combatté durissimamente, il piano fallì completamente, nonostante grossi stanziamenti di milioni di dollari per cambiare, diciamo, cambiare la psicologia collettiva. Quindi quando la Chiesa combatte è difficile prenderla, diciamo, per il naso. E quindi quello che a noi manca oggi è essenzialmente questo. Ma ricordo delle cose interessanti. Per esempio, in Montenegro saprete che è stato arrestato il vescovo serbo e 7 sacerdoti perché hanno rifiutato di applicare le norme sulla Eucaristia e sulla Messa prescritte dal governo montenegrino. Di fatto, al di là dei risvolti geopolitici di questo arresto, è interessante vedere che c'è un vescovo, e per quanto appunto della Chiesa greco-ortodossa, e 7 sacerdoti in carcere perché si sono rifiutati alla violenza governativa che ha preteso di imporre modifiche alla santa liturgia. Sappiamo che per gli ortodossi la liturgia è intoccabile, assolutamente santa, in modo assoluto, è proprio rispettata in un modo molto molto forte, e quindi di fatto sono stati arrestati. Per dire come è importante anche ricordarsi che si può, di fronte a qualcosa che è inaccettabile, opporsi,
opporsi col proprio corpo, con la propria persona. Non è che siamo obbligati a accettare tutto, ricordiamolo questo. Non dico per oggi, dico in vista di tempi che potrebbero essere peggiori. Prendiamo esempio dai martiri, dai papi martiri. Molti papi nei primi secoli sono martiri, sono dalla grande testimonianza di santi che hanno saputo a chi dovevano obbedire nei momenti fatali. Quindi dobbiamo prepararci anche a questo, ricordarci che siamo cristiani e che nessun timore umano deve pensare di poterci piegare a cose che non sono accettabili. Questo va ricordato. E dunque c'è, insisto nel sottolineare questo nodo, il nodo della debolezza di un popolo che comunque nel suo sentire cattolico, purtroppo con un episcopato che è o silente o in qualche modo tragicamente allineato alla lettura prevalente. La seconda osservazione che vi permetto di fare, Giovanni ci ha invitato giustamente a un uso retto della ragione, a un uso coerente e rigoroso della ragione, e a questo proposito farei notare un fatto, che quello che stanno facendo, gli inganni incredibili che ci stanno propinando, l'allarmismo, la presa in giro a volte, la manipolazione, ma veramente non si è mai visto un'operazione così, a suo modo anche grossolana, i camion militari, queste sceneggiate proprio anche quasi teatrali, no? Perché viene da dire, perché camion militari? Non andava bene dei camion normali, civili del comune, ci volevano i camion militari. Quindi chiaramente chiunque guardi un po' si accorge che siano stati presi in giro. Ma faccio notare due particolari. Il primo, la violenza totalitaria di uno Stato che si permette di postare richiami a veri strumenti di informazione sul Covid su ogni video, ogni post, ogni intervento che parla di questo tema. Avrete visto come su YouTube, su qualunque strumento, quando c'è un documento sul tema coronavirus, compare sotto la scritta "se vuoi informazioni" e ti danno il link alle informazioni che si presume siano rigorose e scientifiche. E vengo all'ultimo punto, la scienza. L'uomo moderno è drogato di scientismo, è drogato di fiducia cieca nella scienza. Oggi, di fatto, la crisi della metafisica drammatica che colpisce l'Occidente da molto tempo, almeno da due secoli, ma anche di più, e che di fatto ha visto l'opposizione di nicchia del pensiero neoscolastico, in sostanza, 8-900, ma in definitiva c'è una enorme crisi della metafisica, e sulla crisi della metafisica è cresciuto un vero e proprio scientismo idolatrico, dove la scienza è l'unica dimensione di verità che l'uomo comune è disposto a riconoscere come appunto degna di questo nome. Quindi è vero ciò che dice la scienza, e il potere politico totalitario che oggi di fatto sta distruggendo i nostri popoli, i nostri stati, abusa proprio di questo fatto, sa benissimo che se si maschera dietro la scienza riesce a imporre a un popolo qualunque cosa, e questo l'hanno già fatto altri regimi, per esempio novecenteschi. Non dimentichiamo che non è di oggi l'uso della scienza integrato in gestioni totalitarie dei paesi. E vi è qui da dire una cosa, che siccome oggi è considerato criterio di scientificità che una scoperta sia sottoposta al processo di verifica in doppio cieco randomizzato, cioè peer review, quindi un articolo per esempio biologico, medico, è pubblicato su riviste particolari che hanno comitati di redazione che fanno certificare la nuova scoperta da almeno due professori di pari livello che non conoscono chi ha fatto l'articolo e non si conoscono fra di loro. Dopodiché sottopongono le critiche che eventualmente hanno da fare al nuovo articolo, alla nuova teoria. Se chi ha proposto la innovazione scientifica riesce a superare queste critiche, l'articolo viene pubblicato, ad esempio su Nature e sulle altre grandi riviste peer-reviewed, e se pubblicato diventa, diciamo così, dottrina scientifica accreditata. Un po' semplificato. Beh, il processo in doppio cieco randomizzato fa acqua da tutte le parti, è un groviera. È un falso, nel senso che sono pochissimi i processi di controllo effettivamente rigorosi. Gli specialisti si conoscono tutti, chi fa le revisioni quasi sempre sa chi propone l'articolo, conosce l'altro revisore,
ci sono tutte le falsificazioni possibili. Gli articoli sono firmati da più persone per avere poi punteggi accademici maggiori, i dati non sono controllati, se si controllano non si riescono a ripetere i risultati che in teoria dovrebbero produrre. Io, parlando con persone che operano a livello universitario, mi sono sentito descrivere analiticamente le incredibili manipolazioni a cui sono sottoposti questi processi. E oggi, nel mondo accademico, soprattutto scientifico, medico, ingegneristico, eccetera, penso che voi sappiate che fa carriera essenzialmente chi porta grossi finanziamenti. La didattica non conta più assolutamente nulla. Il valore scientifico autentico del professore non conta assolutamente nulla. Conta quante centinaia di migliaia di euro tu porti, perché magari tuo zio è un industriale, ti dà un grosso finanziamento, e se tu porti soldi, scusate la brutalità, ma dobbiamo essere un po' brutali, se tu porti soldi, tu diventi associato, tu diventi ordinario, purché i soldi siano tanti. E come la pensi? I soldi, Matteo, e come la pensi? La devi anche pensare come vogliono loro, diciamo così. Concludo con l'ultima osservazione. Il mondo universitario, mi riferisco soprattutto alle facoltà di medicina, alle facoltà scientifiche in senso più profondo, sono finanziate in modo pesantissimo da grossi gruppi o industriali o farmaceutici o finanziari, che in alcuni casi l'aveva fatto la Sony con l'MIT di Boston negli anni 80, aveva dato 200 miliardi di lire comprando le tesi di un certo settore per 20 anni, cioè prima ancora che fossero fatte. Io ti do questi soldi, ma quelle tesi sono mie prima ancora che vengano fatte. Ma molto spesso finanziano e condizionano la ricerca universitaria, cioè danno sì 20 milioni di euro, ma dicono al professore che li prende su che cosa deve fare ricerca. E i contratti che fanno i finanziatori, parlo di esperienze che ho conosciuto da chi le ha vissute, cito proprio una testimonianza di una persona che mi ha confidato questo fatto. Questo professore aveva fatto un contratto di finanziamento con un grosso investitore privato per sperimentare gli effetti eventualmente dannosi a livello naturale sul sistema, insomma, faunistico di un territorio, di un certo tipo di intervento. Gli esiti dicevano che l'intervento sarebbe stato negativo, ma c'era una clausola contrattuale che secretava a discrezione del finanziatore i risultati eventualmente negativi. Questo per far capire che cosa? Che non basta dire questo professore universitario di medicina ha detto che, ne so, il vaccino va bene, non fa male. Non basta dire la scienza dice che, perché la scienza non è la scienza pura che sta in un pensatoio tipo Nuvole di Aristofane a guardare le nuvole in modo del tutto puro. No, la scienza è legata pesantemente alla grande finanza. Quindi, come gli organismi internazionali, tutti sanno che l'OMS ha l'80% del suo finanziamento, 4 miliardi di dollari circa, sono vincolati, cioè Bill Gates, la Bill e Melinda Gates Foundation, dà 600 milioni di dollari, ma non è che li dà l'OMS e poi l'OMS fa ricerca, li dà l'OMS e l'OMS è obbligata a favorire e a fare le campagne che la Bill e Melinda Gates hanno suggerito, anzi ordinano di fare. E allora cosa serve l'OMS? L'OMS serve, come tutti gli enti internazionali, Unione Europea inclusa, a mascherare da valore, diciamo, universale, puro, scientifico, ciò che risponde millimetricamente agli interessi di chi li finanzia. E ricordo una sola cosa agli ascoltatori, che anni fa fece uno studio, diciamo, abbastanza approfondito sull'Unione Europea, e veniva a luce una cosa interessante. A Bruxelles c'erano, parlo di 15 anni fa, 15.000 lobbisti pagati dalle proprie aziende, BMW, Mercedes, piuttosto che le grandi altre fabbriche, per dialogare, vogliamo usare questo termine, con i deputati, eurodeputati, preparare a volte loro, i lobbisti, 15.000 sono tanti, è un esercito, preparare i testi di legge che poi l'Unione Europea varava e imponeva a tutti gli stati. Oggi il 70% delle leggi varate dal Parlamento italiano sono recezione di direttive europee. Solo il 30% delle leggi è italiano, il 70% è deciso a Bruxelles. Da chi? Dalle commissioni, che sono a contatto stretto con 15.000 lobbisti, dirigenti d'azienda pagati per fare lobby con chi? Con gli eurodeputati. Quindi l'Unione Europea serve solo alla grande finanza, alle grandi multinazionali, a imporre ai popoli il capestro di normative
che sono finalizzate esclusivamente all'interesse delle grandi multinazionali e delle grandi banche. E questo gioco va fatto finire, non ci possono prendere per i fondelli in questo modo. Bisogna liberarci dai burattini che siedono in Parlamento e che fanno finta di non sapere che da Bruxelles, a Bruxelles non comandano le persone teoricamente elette dai cittadini, comandano le lobby. Ci sono studi scientifici su come le lobby manipolano gli eurodeputati, che non contano nulla, manipolano la Commissione, manipolano gli organismi internazionali. Gli organismi internazionali sono una maschera che serve solo a imbonire il cittadino, a raggirarlo, a fargli credere che siccome una direttiva viene dall'OMS posso fidarmi, e invece l'OMS non è altro che una maschera. Quindi la maschera, signori miei, va fatta tirare giù. Un paese si libera. Scusa, l'ho fatto un po' lunga. Scusa, lo sforzo finale. Solamente in chiosa, tutto quello che tu hai detto, tutto quello che tu hai detto è confermato tristemente, dobbiamo dircelo, dai governatori delle regioni di cui fanno parte, che fanno parte dell'opposizione, specialmente al nord. Hanno fatto esattamente questi meccanismi che tu hai detto, ed è qualcosa di molto molto preoccupante e pericoloso. Non so se ci sono le domande, forse Antonio. In questo momento procederei in questo modo, nel senso che siamo già a 1:26 di diretta, mi avvierei alla conclusione. In questo, se siete d'accordo così, raccoglierei magari 3 domande, una a testa, e vi stimolo a essere brevi. Essere sintetici e rispondere possibilmente in modo propositivo. Quindi lasciamo anche accesa la speranza che a tutto questo attacco che viene fatto alla verità giorno per giorno, minuto per minuto, c'è comunque una soluzione. L'importante è riuscire a trovarla, l'importante è che ci sia qualcheduno che ce la sappia ancora indicare e che ce la sappia, ci insegni a leggerla per quello che è. Allora, io farei questo commento di uno spettatore e sceglierei il professor Turco per la risposta. Anche lì io vi direi circa 3 minuti a testa, cercate di rispondere ad essere... Ve la faccio vedere questa. Ci diamo 2 minuti per risposta, non più di 2 minuti, va bene? 3 minuti, sì. Questa qua. Riesce a leggere il professor Turco? Sì. Controllano la comunicazione, non sarà facile arrivare alla verità. Sì, più che una domanda è una osservazione. Vero. Però, ecco, faccio questa essenziale osservazione. Si può controllare assolutamente tutto, per tutti e in tutti i casi? No. Si può controllare tutto? E qui mi pare che la metafora possa facilmente essere invocata nei termini della famosa favola. È vero, si può controllare tutti facendo ritenere che il re sia vestito mentre il re in realtà è nudo, ma può accadere che il bambino, il che vuol dire chi ha uno sguardo limpido sulle cose, ma il bambino di turno, può essere chiunque ovviamente, non può non osservare quello che è. E aggiungo dunque il nostro, diciamo così, anfitrione giustamente invitava a suggerire scenari di speranza. Distingo tra la speranza soprannaturale e la speranza naturale. E la speranza soprannaturale è una virtù infusa, la speranza soprannaturale è un dovere, viene dall'ordine della grazia. La speranza naturale. Beh, la speranza naturale viene dal fatto che, o meglio potremmo dire, si alimenta dalla convinzione o in virtù della convinzione, che è sperimentabile, per cui in definitiva l'ultima parola spetta a ciascuno. Sì, il potere di turno può essere forte, fortissimo, eccetera, ma in fondo il potere di turno è
in certo modo trova attuazione, in una certa misura più o meno ampia secondo i casi, trova attuazione secondo che il tale, il tal altro ancora, ciascuno di noi, secondo che il tale o il tal altro sia disposto a dire di sì. Perché potrebbe essere eventualmente determinato a seguire la propria coscienza e dunque fare diversamente. Quindi speranza naturale è la speranza che si alimenta alla naturale attitudine della ragione umana a capire le cose, a cercare e a trovare la verità, e che si alimenta alla convinzione, anche questa obiettiva e sperimentabile, secondo la quale appunto in ultima istanza, di fronte alle diverse situazioni della vita, è ciascuno, chiunque tra noi, a dover dire sì. Bene, grazie. Grazie, professore. Adesso invece chiamerei in causa il professor D'Amico. Qua ci sarebbe naturalmente da riflettere giorni, però anche lì le chiedo se riesce ad essere sintetico e dare una lettura dal punto di vista cattolico di questa riflessione del signor Santo Grossi. Si può comprare e vendere solo con la mascherina? Secondo voi, oltre al simbolo del bavaglio, può essere anche lo strumento a cui abituarci per il prossimo futuro ed accettare il vero marchio della bestia? Mi rendo conto che... Tre minuti, penso. Provo a farcela con l'aiuto di Dio. Intanto è una bella domanda. Direi che parto dicendo che è un abominio quello che stanno obbligando a farci. È una cosa atroce incontrare persone dovendo tenere questa maschera mostruosa, deformante sul volto. L'anonimia totalitaria, il sogno di un uomo senza volto totalitario, di ogni totalitarismo travestito da soluzione, da profilassi sanitaria. Cosa abominio, perché è dimostrato scientificamente che la mascherina fa male, può produrre gravi problemi di ossigenazione di vario tipo, quindi di fatto è un vero abominio, lo dico con chiarezza, è uno scandalo che il paese che ha la storia, la civiltà, la spiritualità, la cultura dell'Italia si pieghi a una cosa così meschina, così squallida, e questo va detto. E l'osservazione della persona che ha scritto è per me corretta. Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, è un'ipotesi, però è un'ipotesi ragionevole. Del resto è profetato, è certo, no? Non si potrà né vendere né comprare se non con il segno della bestia sulla mano destra o sulla fronte. Come è anche profetato che chi rifiuterà questo segno sarà messo a morte, ricordiamocelo. Per cui c'è anche questo da ricordare. È vero, è giusto, però non ci deve spaventare questo, perché in definitiva... L'ha ricordato il professor Turco prima, la morte, la paura della morte, la paura in generale è un po' il cuore di ogni potere totalitario. E di fatto credo che il cristiano deve sempre scegliere, in definitiva, se avere più paura della morte che può dare il tiranno terreno o della morte eterna che può dare Dio. È un conflitto fra quanto si ama Dio o quanto si ama la propria vita, diciamo. Per cui credo che la risposta a tutta questa situazione stia in una bella frase di Padre Pio, di San Padre Pio, che diceva sempre: fate i buoni cristiani. Cioè, in definitiva, la soluzione sul piano esteriore, sociale, politico, sta in una parola sola: combattere. Questo paese va liberato dal controllo che almeno dalla sconfitta dall'8 settembre 43 subisce, di fatto va liberato dalla menzogna sul risorgimento, che è la menzogna originaria di questo Stato, bisogna ricordarselo, perché se si accetta l'abominio del risorgimento, come facciamo a capire le altre trappole, gli altri inganni che ci hanno scaricato addosso? Combattere per liberare il nostro paese. Il nostro paese merita di essere liberato, perché non è un paese qualsiasi, ha il 50% dell'arte mondiale insieme alla Grecia, una delle radici geografiche, storiche, politiche, culturali di tutto l'Occidente, e quindi merita di essere un paese libero, indipendente, dove torni un potere autenticamente degno di questo nome, che tutela i cittadini e fa crescere la famiglia, rispetta la vita e favorisce la vita. E quindi questa è la vera risposta. Sul piano interiore, non avere paura, aumentare la propria vita di grazia, nel senso di pregare di più, dire meglio il rosario, frequentare i sacramenti con più fervore e santificarsi. La risposta
alla crisi presente e soprattutto futura è la santità. Le crisi finiscono con la santità. Grazie, grazie. Adesso una domanda per il nostro presidente, per Massimo. È fatta in realtà Matteo e Massimo, però risponderà Massimo, se naturalmente si fa riferimento anche al triste, la triste ricorrenza di oggi, se può avere qualche relazione. La domanda per Matteo e Massimo: come si collega tutta questa tragedia con quello che successe 28 anni fa con la strage di Capaci, 23 maggio 1992, che ha segnato in modo drammatico la nostra storia? Ma quello che è successo a Capaci non è che ha una relazione diretta naturalmente con quello che viviamo oggi in assoluto, perché è chiaro, sono due cose diverse. Certamente c'è una connessione nel fatto che mentre ci hanno chiuso 60 milioni di persone, di cui la stragrande maggioranza persone oneste che vive che vivono del proprio lavoro dentro casa, hanno liberato col 41 bis i mafiosi. È pazzesco. E io poco fa ho fatto anche un post su Facebook proprio su questo, anche sul caso Palamara, che è di una gravità inaudita, e appunto il Presidente della Repubblica ci invita ad avere fiducia nella giustizia, con la giustizia che soltanto nelle ultime settimane ha liberato i mafiosi di 41 bis e ci ha fatto sapere chi gestisce la giustizia in Italia. Massimo, quindi, l'hanno fatto prima in Savoia. Di questo parleremo, fra tutte e tre cadiamo bene, insomma, quindi figuriamoci, ne potremo parlare in altre cose. Quindi comunque il nesso c'è sempre. È il problema dell'Italia, naturalmente il Covid, il virus, quello di cui abbiamo parlato oggi, è un problema mondiale, come dicevamo prima, è il trionfo, io sono convinto, anche per parlare della speranza, è il trionfo momentaneo della rivoluzione, non è la crisi della rivoluzione, è il trionfo della rivoluzione, ma è momentaneo perché per tante ragioni che ci danno la speranza, perché tutto questo è stato profetizzato fin dal Vangelo, se vogliamo, non il Covid, ma il meccanismo che noi stiamo vivendo. Poi alcune profezie riconosciute dalla Chiesa universalmente accette lo hanno detto, è qualche modo la logica conseguenza del processo della rivoluzione. Chi conosce, chi ha mentalmente in testa questo processo, non si meraviglia. Un po' io dico sempre, quando dico, parlando della crisi della Chiesa, dico: io sarei meravigliato, conoscendo il processo della rivoluzione nella storia, sarei meravigliato se non ci fosse la crisi della Chiesa. Sarei meravigliato, perché la conseguenza logica della rivoluzione è la crisi della Chiesa. Quindi la conseguenza logica di questo che accade oggi, sia nella società che stiamo vivendo e anche nella Chiesa, come abbiamo detto, abbiamo solo accennato, è la conseguenza logica di tutto questo processo, per cui non c'è neanche da meravigliarsi, ma proprio paradossalmente proprio questa immensa conseguenza logica ci deve portare alla speranza, perché ci apre a orizzonti che ci fanno ricordare che la storia la fanno gli uomini solamente in parte, poi la storia è anche, la fanno gli uomini al 100%, materialmente parlando, ma gli uomini non sono fini a se stessi, esistono forze preternaturali e sovrannaturali che si scoprono tramite gli uomini, e in questo senso, in qualche modo, in questa chiave noi possiamo leggere questi avvenimenti. Vorrei dire questo, prima è stato detto giustamente da Matteo, è vero, oggi è un 11 settembre mondiale, ma potremmo dire che anche un settembre del 39, che è un giugno del 14, che è un giugno dell'89 a livello mondiale. Però attenzione, con questa differenza di fondo, secondo me, che anche allora ovviamente c'erano le forze oscure, le forze della luce che si scontravano tramite gli uomini e gli esseri umani. Basti pensare al giugno 89, cioè al 1789 in particolare. Ma attenzione, oggi è veramente qualcosa di lampante. Io ho visto un video in cui uno di questi paesi asiatici, non la Polinesia, quello è nell'Oceano Pacifico, dove c'è Singapore praticamente, uno di questi paesi asiatici, quindi molto avanzati, di cui parlava anche Matteo prima, molto avanzati scientificamente, in cui praticamente in un parco pubblico dove c'era la gente che camminava, i bambini che correvano, che giocavano con la palla, le mamme con la carrozzina, vi era un mostro con quattro zampe
che girava dappertutto e tutti scappavano terrorizzati. Quel mostro con quattro zampe era esattamente un robot che avevano messo per spiare chi si avvicinava. E correva, avendo quattro zampe, correva più dei bambini, più delle mamme. Quindi noi potremmo immaginare che un giorno intorno a noi avremo queste... Allora, puoi capire che quando si arriva a questo, stiamo andando veramente, veramente verso le forze, verso uno scontro che va al di là degli uomini. Allora, ma paradossalmente, proprio questo aspetto, ci deve dare un'immensa grande speranza, perché per il semplice motivo che è chiaro che determinate cose che sono state previste, chi ha la fede cattolica lo sa bene, che sono state previste, si stanno realizzando e quindi verranno anche dopo le realizzazioni future. Ebbene, almeno questa è la nostra grande speranza, è uno grande scontro, come diceva appunto prima, come dicevate voi prima, dobbiamo in qualche maniera reagire, questo è lo scopo anche di questo incontro e io invito già il professor Turco e il professor D'Amico a una seconda puntata di questo incontro che mi sembra essere stato molto interessante, dove magari si può parlare innanzitutto di tutto l'aspetto della Chiesa, che oggi abbiamo in fondo solo accennato ma non abbiamo avuto modo in qualche modo di approfondire, e poi anche appunto delle ragioni della speranza e anche però della lotta, perché oggi in qualche modo abbiamo parlato del Venerdì Santo ed è necessario, lo dico a tutti i telespettatori, non si può arrivare alla Pasqua se non si passa per il Venerdì Santo, non c'è resurrezione se non c'è passione e morte. Noi oggi abbiamo parlato del Venerdì Santo, se vogliamo avere la gioia della Pasqua dobbiamo essere pronti ad affrontare questo Venerdì Santo, a capirlo, a conoscerlo, ad accettare quello che accadrà in generale a ciascuno di noi, ma anche a essere pronti appunto a reagire, perché in qualche modo nei termini ovviamente del Vangelo, nei termini della volontà divina, nei termini della razionalità, ma a reagire e a non accettare quello che sta accadendo per poter preparare e sperare in una futura Pasqua. Concludo dicendo, secondo me, lo ribadisco, in questo momento non siamo alla crisi della rivoluzione, come qualcuno dice, noi siamo al trionfo della rivoluzione, ma noi sappiamo bene che quando si trionfa, tranne Dio che trionfa in eterno, ab eterno, per sempre, l'uomo quando trionfa inevitabilmente ha preparato, diciamo così, il crollo. Per cui in qualche maniera con questa speranza, diciamo che io nutro nel cuore, non scordiamoci che anche dal punto di vista cristiano la stessa Apocalisse vede un trionfo, ma poi vede il crollo e il trionfo definitivo, naturalmente, di Cristo sull'Anticristo. Per cui, in qualche modo, siamo in un'ottica superiore e forse oggi che abbiamo fatto questa disamina, diciamo, analitica, anche se abbiamo parlato in termini tutt'altro che analitici, ma diciamo analitica nel senso di spiegazione, voglio dire, diciamo, di quello che accade, di interpretazione, anche di previsione del futuro, magari se Giovanni e Matteo sono d'accordo, possiamo in qualche modo immaginare un secondo incontro, sia da dedicare al problema specifico della Chiesa e sia da dedicare al problema proprio, diciamo, dell'atteggiamento che noi cristiani dobbiamo avere e anche, diciamo, in qualche modo della speranza, perché la speranza è la seconda virtù teologale, non ce lo dimentichiamo mai, e Dio alla fine, come disse qualcuno morendo ucciso da un massone, era un presidente di una repubblica cattolica e cattolico lui, Dio non muore, Dio vince. Quindi in qualche modo, mi riferisco ovviamente per chi non lo sappia, Garcia Moreno. Per cui in qualche modo con questo invito io vi saluto e ringrazio anche te Antonio perché ci sei stato accanto e hai organizzato tutto. Ringrazio naturalmente Giovanni e Matteo, i professori Turco e D'Amico per la partecipazione e spero che anche il pubblico, nonostante la lunghezza, abbia potuto gustare, tanto poi rimane online, quindi voi potete vedere anche un po' alla volta, insomma, con tutta tranquillità. Grazie a tutti e buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, concludiamo, diciamo, questa diretta, ringraziando, come ha già fatto il nostro presidente Massimo, il professor Turco e il professor D'Amico, anche perché sono stati molto bravi a gestire i tempi, anche per cosa tutt'altro che scontata per tutte e tre, questo va detto. Quindi un doppio bravo, e io direi di concludere con, manderò in visione adesso un promo della nostra confederazione, vi invito a scrivervi
al nostro canale YouTube e alla nostra pagina Facebook e eventualmente anche sulle prossime iniziative che prenderemo su questi canali, aiutarci soprattutto anche con la condivisione, perché noi non facciamo pubblicità, quindi la condivisione diventa un mezzo utile, se non indispensabile, per diffondere il più possibile questa tipologia di contenuti. Con questo vi ringraziamo, vi auguriamo la buona serata. Salute a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Ci siamo, Antonio? Sì, sì, potete andare voi. Ah, ecco, bene, bene. Allora, okay. Grazie, veramente. Mi pare che sia andato tutto bene. Che dite? Sì, direi di sì. Cioè, chiaramente si tocca il 5% di quello che serve da dire, ma del resto un po' di più. Mi devo chiudere perché sennò siete ancora in diretta. Io mando un'altra cosa, poi ci sentiamo dopo. Okay. Ok. Allora, salutiamo e riprendiamo poi successivamente. Ciao Giovanni, ciao Massimo, arrivederci. Ciao, Antonio. Ciao, ciao, ciao.